Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Oggi vi propongo dei biscotti molto particolari che ho visto preparare da un pasticcere e me ne sono da subito innamorata. Li ho chiamati biscotti twist perché la loro bellissima forma mi ricordano il gelato preferito da ragazza, appunto il twist. Sono composti da due strati di pasta sfoglia, uno di frolla e un cuore goloso di Nutella. Vediamo quindi gli ingredienti e prepariamoli insieme. Iniziamo preparando la frolla a cacao. Ci servirà un uovo intero a temperatura ambiente, 50 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina, la scorza grattugiata di un limone e un pizzico di sale. Lavoriamo con le fruste elettriche finché otterremo un composto chiaro e spumoso. Dopodiché aggiungiamo 50 ml di olio di semi di girasole a filo e continuiamo a lavorare con le fruste elettriche per qualche altro minuto. Setacciamo 180 g di farina 00, un cucchiaino di lievito per dolci e 20 g di cacao amaro. Mescoliamo con un cucchiaio e poi continuiamo ad impastare con le mani. Trasferiamo la frolla su di un foglio di carta forno e procediamo con la stesura. Dobbiamo cercare di ottenere una sorta di rettangolo e con uno spessore molto sottile. Spennelliamo la frolla con un po' di latte. Dopodiché srotoliamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e adagiamolo sulla frolla. Capovolgiamo e procediamo allo stesso modo, quindi spennelliamo con un po' di latte ed aggiungiamo un altro strato di pasta sfoglia rettangolare. Adesso ritagliamo 6 quadrati. Dalla parte sottostante del quadrato ritagliamo delle strisce, 9 o 10. Attorcigliamo quindi ogni striscia. Nella parte di sopra invece creiamo una fossetta e aggiungiamo un po' di Nutella. E riponiamo in frigo per un'ora. Adesso i nostri biscotti sono pronti per la cottura e quindi forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa o fino a doratura. Terminata la cottura, facciamo raffreddare. Davvero troppo carini, provateci! Bene cari amici, grazie per la visione di questo video, spero che questa ricetta sia piaciuta anche a voi, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!